Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione! La vita degli esseri tutti, senza eccezione, è retta dal profondo, da una forza primordiale. La natura di questa forza è Brahma, un appetito che non ha mai soddisfazione, un precipitare che non conosce termine, irresistibile necessità e cieco, selvaggio volere. Divenire, trasformazione disordinata caotica, inafferrabile flusso, generazione, distruzione, attrazione, repulsione, terrore, desiderio, formazione, dissolvimento, composte in una mescolanza ignea senza riposo. Sono l'essenza di questa primordiale cosmica natura. Come una meraviglia e come uno spavento ne parlarono i saggi. Così la chiamarono, fuoco universale e vivente, Yule, drago verde, quintessenza, sostanza prima, grande agente magico. Principio dell'opera universale è anche il principio della loro grande opera, perché uno stesso è il magistero della creazione e il magistero con cui, secondo l'arte, l'uomo costruisce se stesso. Questa nostra materia non è un'astrazione della filosofia profana, né idea di mito, né favola, ma invece una realtà vivente e possente, spirito e vitalità della terra e della vita. La razza degli uomini non la conosce. Una legge naturale di provvidenza la cela alla coscienza loro, con lo spettacolo illusione dei fenomeni materiali, della realtà solida, senza la quale nessuna requie, nessuna tranquillità per la loro vita. E vuole la stessa legge che questo velo di ignoranza sia rimosso, l'occhio del sapere dischiuso solamente dinanzi la crescenza e la presenza di una forza forte e abbastanza per reggere alla visione. Sappi, dunque, che la vita della tua vita è in lei. Spiala. Essa si palesa in tutti i momenti di pericolo, sia la velocità di un'auto su di te, distratto nella via, sia un falso passo sul ciglio del sentiero alpestre, sia un carbone ardente senza fiamma o una cosa elettrizzata che hai toccato inavvertitamente. Ecco, in reazione subito si afferma una cosa pronta, violenta, rapidissima. È la tua volontà, la tua coscienza, il tuo io? No, non è la tua volontà, la tua coscienza, il tuo io, che giungono solamente dopo, a gesto compiuto. Là erano assenti, scavalcati. Qualcosa di più profondo, di più rapido, di più assoluto di tutto che sei, si è fatto palese, si è imposto, ha agito. Portati alla fame, portati al terrore, portati alla brama e allo spasimo e, indomita, violenta,
tenebrosa, di nuovo la vedrai. E se tali suoi denudamenti te ne creano una sottile percezione, tu la conoscerai anche come il sostrato invisibile dell'intera tua vita di veglia. Le radici sotterranee delle inclinazioni, delle fedi, delle convinzioni invincibili ed irrazionali, le abitudini, il carattere, tutto che vive in te come razza, tradizione, animalità, tutta la volontà del corpo, cieca, ebra, volontà di vivere, covante generazione, conservazione, prosecuzione. Tutto questo si ricongiunge e si confonde con il grande principio. Così nulla di te, finché sii uomo, che non ne sia alimentato e non ne dipenda. Conosci che quanto convenzione d'ignoranza hanno nomato spirituale in te non ha movimento che per un tratto breve, come un cagnolo portato al guinzaglio. Nel suo breve respiro lo adula l'illusione della libertà e dell'autonomia, ma quando il cagnolo vuole andare oltre, ecco che la catena di colpo tendendosi si palesa e lo ferma e lo fissa. Similmente, non appena vi sia realmente ostacolo e pericolo, la forza profonda si desta e scrolla via o asserve le piccole ragioni, il piccolo io, per un volere quanto più vero, assoluto, radicale. Non ti illudere, anche le cose supreme obbediscono a questo Dio. Diffida, tanto più intimamente e aderentemente, per quanto più si sentono indipendenti e liberate, secondo la magia dell'ebbrezza, esse gli obbediscono. Che importa a lei una particolare forma invece di un'altra, purché si affermi il suo conato profondo. Travestita, essa è accettata, e l'io non si accorge di essere miseramente giocato. Spia anche questa forza e conoscila nella selvaggia possanza dell'immaginazione. È di nuovo una rapidità che fissa e catena, e nulla tu puoi quando essa sia. Più vuoi e più la alimenti a tuo danno. È lo spavento che si moltiplica più tu lo scacci. È il sonno che fugge finché ti sforzi di dormire. Una tavola sull'abisso è la suggestione del pericolo, e tu, certo, sicuramente, cadrai se ti imponi di passare volendo contro di essa. È la fiamma della passione che più acre si innalza per quanto più la tua coscienza si sforza di soffocarla, e non scompare che per passare da dentro ad avvelenarti tutto. Qui, di nuovo, è lei, e rompe lei. Nel lente dell'immaginazione tu cogli il suo modus, il suo segreto. Sii consapevole che questo ente, che si amalgama con quello delle potenze emotive ed irrazionali, scende poi giù, ad identificarsi con lo stesso ente che regge le funzioni profonde della vita fisica. Volontà, pensiero,
io, che possono su coteste funzioni, le sono esterni. Simili a parassiti ne vivono, ne traggono le linfe essenziali, pur senza poter scendere dentro, nel tronco profondo. Con arma tagliente, senza paura, scava. Di, dunque, di questo mio corpo, che posso giustificare con la mia volontà? Voglio io il mio respiro? Il fuoco delle mescolanze in cui arde il cibo? Voglio io la mia forma? La mia carne? Questo uomo determinato così, vivente così, felice o infelice, nobile o volgare? Ma se domando ciò, non debbo anche andare più oltre ancora? La mia volontà, la mia coscienza, il mio io, li voglio o li sono soltanto? E quindi voluto da essi, condizionato da essi? Perché tutto quello che posso dire di volere, dovrei anche poter non volerlo. E quindi anche essere senza di esso. Sì, forte abbastanza. Tu che ti sei appressato alla scienza dei maghi per questa conoscenza. Tu non sei vita in te. Tu non esisti. Mio, non puoi dirlo di nulla. La vita non la possiedi, ti possiede. La soffri. E mentono per la gola coloro che promettono al fantasma del tuo io una sussistenza qualunque dopo la morte del tuo corpo. Quasi che tutto non ti dicesse che il tuo io non può passarsi della condizione del corpo e per un malessere, un trauma, un accidente, qualsiasi, non ne risenta e ne dipenda nelle facoltà sue tutte, per spirituali che esse siano. Ed ora, distogliti da te, discendi ancora oltre, sotto la soglia, in ritmi di analogia, sensazione, sempre più giù, nelle oscure profondità della forza che regge il corpo tuo. Qui essa perde nome ed individuazione. Spazio, me e non me, non sono più. L'animale, il vegetale e il minerale, essa li riprende e li trascende e si allarga, spaventosa, divoratrice, nelle radici della terra e alta nei cieli, immensurabile, insostenibile. Infinito potere, fuoco primordiale, con innumerevoli fauce, membre d'occhi e soli, essa va. Irresistibile selvaggia, essa pervade di sé l'universo tutto. Tutti gli esseri lei vertiginosamente corrono, ciechi ebri, e tutti i mondi, le creazioni dei mondi, le distruzioni dei mondi, le trasformazioni dei mondi nella bocca sua incandescente ed insaziata. Cioè, così pensa, se questo sapere a te ti riconduce e dirti allora ai capelli, ghiacciato di gelo mortale, senti l'abisso aperto. In ciò io sono. Tu qui hai conseguito la conoscenza delle acque.
queste acque o umido radicale, nella tradizione nostra, ha il segno di un triangolo con la punta rivolta verso il basso, direzione discendente, precipitazione. Anche puoi trovarla indicata come la Venere terrestre, femmina e matrice cosmica. Nella tradizione indù è il segno della Yoni, come il serpe originario. È la elementare potenza demiurgica, la magia di Dio, la sostanza primordiale che si precipitò quando Dio disse «la luce sia». Come una luce, difatti, tu, procedendo, imparerai a conoscerla. Una luce elementare che porta a mo di nature turbini i segni delle cose tutte, indifferenziata, ad un tempo idea, sostanza e moto, fisica e psichica, indifferente al bene e al male e a qualsiasi forma, incapacità plastica di trasformarsi in esse tutte. Il cieco conato, l'idea e il fenomeno reale in essa sono una sola cosa. Fulmineamente, magicamente, come in quel riflesso di essa, come in quella via ad essa, che è la potenza dell'immaginazione nell'uomo. Tutto, essendo in balia di questa forza e mediante questa forza, sappi. Un solo uomo, per mezzo di essa, potrebbe cambiare la faccia alla terra e dominare la natura intera. Fuoco, terra, aria, acqua, la vita e la morte, le virtù dei cieli e quelle degli inferni, perché essa in sé tutte le raccoglie. Ed ora, a te che hai voluto avvicinarla, sia palese che la scienza dei maghi questo vuole e che tutto che non è questo essa sdegna. Creare qualcosa di fermo, di impassibile, di immortale, tratto in salvo, vivente e respirante fuori delle acque, sussistente fuori dalle acque, libero. E in lui, a guisa di un uomo più forte che impugna per le corna un toro furente, resiste e lentamente, duramente, riesce a piegarlo sotto di sé. In lui, dominare cotesta natura cosmica. Questo è il segreto di nostra arte, arte del sole e del potere, della forza forte di ogni forza. Le alte scienze della Cabala e della magia promettono all'uomo una natura immortale e un potere illimitato, reale, effettivo. Esse si debbono considerare come vane e menzognere se non glielo danno. Ferma la piccola mente. Se qui essa pensa a follia, a superbo sogno di misero orgoglio, sì certo esser paura che pensa in lei. Tu non hai bisogno di credere, anzi non devi credere. Prova. Osa. La materia dell'opera è qui, nella brama tua, nella tua volontà profonda, più vicina di quel che a te tu non sii vicino,
eccitala, destala, creale resistenza. Sentirai in te, allora, nella proporzione di quanto sappia spingersi oltre il tuo ardire, tutta la forza sua selvaggia. E se tu sai concepire anche una forza più forte, che cosa puoi ancora concepire che possa resisterle, che non possa essere infranto o piegato da essa? La possibilità dell'opera l'avrai conosciuta. Sì, poi, o non sii sufficiente ad essa. Guarda, qui vi è la sponda orrida, sparsa di miseria, di tenebra, di sozzura. Qui l'indomita corrente, qui l'altra sponda. Qui vi sono gli uomini ignavi, stranieri alla conoscenza, pallidi, trasportati, ebri, la cui vita è ancora esterna nelle acque, al di qua delle acque. Qui gli uomini virili, di animo eroico, destati al disgusto, destati alla rivolta, destati al grande risveglio. Lasciata una riva, essi affrontano la corrente, il turbine, il gorgo, portando innanzi sempre più se stessi, per sempre più ferrata, incrollabile, dura volontà. Qui, infine, gli scampati dalle acque, i camminanti sulle acque, la razza santa degli svincolati, dei trionfatori, i signori di vita e di salute, gli splendenti. Sono gli uccisori del drago e i domatori del toro, i consacrati in sole, i trasformati per forza monica e sapienza sono essi. Da essi le acque sono incatenate, ghiacciate. Impregnate da essi sono la forza magica che obbedisce. Il sole si eleva dalle acque e le determina con il suo riflesso. Brahma, scatenata forza lunare che non ha centro, immaginate un cerchio che è il segno della luna, segno della materia prima, dell'umido radicale. Qui ha un centro. Immaginate ora il simbolo di un cerchio con all'interno un puntino che è il segno del sole. L'ascendenza positiva, il triangolo con il vertice rivolto verso l'alto, segno di Urre, del fuoco iniziatico, che ha fatto violenza al grembo umido del discendente, il triangolo con il vertice rivolto verso il basso, lo equilibra. E questa congiunzione, conoscila come il segno dei dominatori, il sigillo di Salomone, composto appunto dall'intreccio di due triangoli opposti. Se ora tu vuoi apprestarti all'arte nostra, sappi, la lotta è formidabile. Si può vincere come si può perdere, e due cose portano al disastro: aver paura e interrompere l'operazione. Una volta che avrai cominciato, è necessario che tu vada fino in fondo, ogni operazione interrotta portando una reazione terribile con l'effetto opposto. Lo puoi facilmente comprendere. Ad ogni tuo passo, una quantità sempre più alta dell'energia turbinosa è arrestata e spinta controcorrente.
eccitata, offesa, essa è tutta una tensione. E per un momento che tu ceda, ti si scaricherà addosso e ti travolgerà miseramente. Preparati. Fissa bene lo scopo e non cambiarlo mai. Chiudi gli occhi. Creati un'immagine e mirala. Nel buio, abituati così a vedere di una luce che non è quella sensibile. Questa luce eterea porta con sé il primo segreto dell'opera. Fatti insensibile al bene e al male, giusto assoluto nudo. Vuoi senza desiderare, senza paura, senza pentimento. Crea una potenza di fare senza stancarsi. Continua, fredda, dura e nel contempo labile, plastica. Voler bene, volere a lungo, voler sempre, senza fermarsi e mai desiderare. Ecco il segreto della forza. Potati dalle immonde liane della voluttà, dell'ebbrezza e della passione. Riduciti ad una semplicità che vuole. Infrangi la necessità. Usa di tutto ed astienti da tutto, a volontà. Fatti padrone assoluto della tua anima. Crea una resistenza. Il mobile obbedisce all'immobile e le potenze di natura soggiacciono a chi sa resister loro. Giunto a nulla a desiderare e a nulla a temere, non vi è nulla nei tre mondi di cui non sarai signore. Mai di nessuna cosa godi se prima non l'hai vinta. La forza non si dona. Prendila. Osa. Libero ed equilibrato. Forte, calmo e puro, avendo ucciso il desiderio di voglio. Questo è il primo insegnamento. La soglia ti sia schiusa. La forza è in te.